Giampiero Giglioni, Il velo della sposa, una piccola epopea familiare raccontata attraverso tre matrimoni. Sì, quest'anno abbiamo deciso di raccontare una storia che dura circa 80 anni e che attraversa l'intera storia di una famiglia che si immagina di Monticchiello dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, passando poi per gli anni 60, gli anni del boom, anche dell'abbandono delle campagne, di tante speranze, e poi arriviamo al giorno d'oggi. Ecco, in questi tre momenti si svolge anche una storia italiana, una storia di cambiamento culturale, di cambiamento identitario. Negli anni della guerra abbiamo ancora il fascismo, abbiamo una famiglia di oppositori che pagherà a carissimo prezzo anche la partecipazione del padre della famiglia alla guerra. Nel 1960 abbiamo gli anni del boom, dove le sorti dei fratello e sorella di questa famiglia si divaricano. Antonio pensa di prendere, come dire, la parte più rampante del boom economico, i soldi, tutto quello che può venire dallo sfruttare anche le possibilità date, messe a disposizione dal boom, mentre la sorella incomincia a pensare di migliorare il mondo. Dall'insegnamento del padre prendono due cose differenti. Lei l'idea di migliorare il mondo e il fratello l'idea di migliorarsi, ma che lui interpreta come essere il migliore. E poi abbiamo un epilogo ai nostri giorni, dove c'è un elemento grottesco della nostra società, dove anche questa brama dei soldi a volte diventa un'ossessione, e un'ossessione che, vista un po' in trasparenza, diventa qualcosa di quasi carnevalesco, ecco. Manfredi Rutelli, dal piccolo al grande, raccontare il grande attraverso il piccolo, è quello che fa l'autodramma di Montichiello, raccontare l'Italia attraverso Montichiello. Sì, è sempre questa stata la caratteristica del teatro povero, cioè si parte dall'autodramma, da una drammaturgia che riguarda magari il particolare, le storie dei Montichiellesi, di Montichiello, ma in qualche modo speriamo possano essere storie riconoscibili anche a livello nazionale, cioè sono storie particolari che però, in cui tutti si possano riconoscere, in cui tutti possano vedere i valori che vengono affrontati, le tematiche che vengono affrontate ed essere condivise. Partiamo dalle urgenze degli abitanti di Montichiello, perché la drammaturgia nasce attraverso le assemblee che vengono fatte sin da gennaio con gli abitanti, i cittadini di Montichiello, che si riuniscono, ci riuniamo insieme e si sentono le urgenze, gli argomenti, quali sono i temi che quest'anno vogliono essere trattati. E da lì a poco si sviluppa la storia, la vicenda, un soggetto, una scaletta. Ma questo particolare, poi penso che debba il suo successo proprio al fatto che è in qualche modo riconoscibile anche all'esterno di Montichiello. Per questo il pubblico viene da tutta Italia, è un pubblico che comunque non è che viene solamente ad assistere alla storia, all'evento, al momento montichiellese, è perché poi c'è una riconoscibilità universale delle tematiche trattate. E questo penso che sia un po' la forza di questa esperienza.